Parigi, Monterrey, Santiago, Berlino, Brisbane. No, non sono le mete turistiche messe a disposizione per questa estate da un'agenzia di viaggi, ma alcune tra le città nel mondo sulle quali i laureandi di architettura del Politecnico, protagonisti ieri mattina presso le aule dell'Urban Center dell'ex macello pubblico di Via Scalabrini, hanno discusso le proprie tesi di laurea. 12 gli studenti internazionali, su un totale di 17, che hanno scelto la nostra città come tappa fondamentale al raggiungimento della propria laurea magistrale. Qui a Piacenza ho avuto la possibilità di studiare con molti studenti internazionali ed è stata un'esperienza molto positiva. Già l'Italia in generale è meravigliosa e Piacenza mi piace molto. Abito vicino a Piazza Cavalli, forse il luogo che preferisco dell'intera città. Moderni grattacieli nel centro economico di Brisbane, ma anche progetti di innovazione fluviale tra le tesi proposte dagli studenti. My topic is like diffusing the water bottle. Il progetto della mia tesi riguarda alcune possibili soluzioni per arginare l'acqua che in seguito all'innalzamento del livello del mare può minare l'attività urbana. Le proposte sulle quali mi sono concentrato riguardano appunto il ribaltamento di questa situazione, attraverso cui l'acqua, da nemico, può tramutarsi in una risorsa utile per la città e la sua vita. Oltre ai ragazzi di architettura, in questi giorni, nell'ex caserma della Neve, si sono svolte le discussioni di laurea dei corsi triennali e magistrali in ingegneria meccanica ed energetica, che hanno coinvolto 14 studenti, seguiti poi dai 7 laureandi della triennale in architettura ambientale.